Che dire, non so come siete organizzati di solito voi, ma mi sembra di aver capito che l'interesse era capire un po' l'esperienza di un lavoro, se non ho capito male. Poi Quello dopo che vuoi ti... dire? Quello che vuoi dire tu? Quello che voglio dire io. Noi siamo tutto orecchi. Va bene, siete tutti tutto orecchi. Poi mi interrompete e mi dite, questo non mi interessa, non mi può fregare di orecchio. No, meno. no, no, no. In realtà, allora, io mi sono occupata per molti anni, ho lavorato alla quella che allora era ASL e ha cambiato nome 50.000 volte, che adesso è ATS, AST, sono azienda sanitaria sostanzialmente. E nell'azienda sanitaria mi sono occupata per moltissimi anni di programmi di prevenzione e di programmi di prevenzione in particolare a questi bambini nell'area della sessualità. A un certo punto abbiamo evidenziato che attraverso il servizio dell'SDS, che molti di voi conosceranno perché esiste ancora, che è il servizio di soccorso e violenza sessuale che c'è attualmente ancora in Mangiagalli, evidenziavano il fatto che arrivavano comunque anche molti bambini, pochi per fortuna lì, però li arrivavano. E abbiamo pensato di fare anche un'indagine attraverso una collaborazione con un docente universitario. E l'indagine che abbiamo fatto è un'indagine che abbiamo fatto rivolta ai ragazzi diciottenni, quindi cercando di farlo alla popolazione in generale, non alla popolazione specifica, e chiedendo loro se avessero mai avuto nell'infanzia alcune esperienze relative di abuso sessuale, vale a dire erano abbastanza specificate per far capire di che cosa si parlava. Quindi potevano aver avuto esperienze del tipo di essere stati obbligati a vedere materiale pornografico, di essere stati obbligati a toccare qualcuno nelle parti intime o a essere toccati in parti intime, oppure essere stati realmente in qualche modo abusati, nel vero senso della parola, insomma, nel senso della parola che generalmente ci si intende. Quello che è emerso, è stata una roba abbastanza, così, che ci ha colpito molto. Perché, tanto per dare un'idea, nella media erano, in ogni classe, la media era che due persone per classe, nella loro vita fino ai 14 anni, avevano avuto una qualche esperienza di abuso, dalla più grave alla più lieve, diciamo così. E la media sostanzialmente aveva avuto l'esperienza, cioè il primo impatto era sui 9, 10, 11 anni. Molti purtroppo anche molto prima ovviamente, molti, alcuni anche dopo. Chi dopo era stato più in occasione di rapporti sessuali in qualche modo un po' cercati o un contatto comunque amoroso un po' cercato, ma il risultato che ne era conseguito era stata una violenza e non un incontro reale sostanzialmente. Questo ci ha fatto un po' vedere comunque dell'importanza che poteva essere lavorare nell'ambito preventivo. E lavorare in ambito preventivo, in particolare con i bambini, che è quello che abbiamo fatto noi. Poi lavorare in ambito preventivo, il ventaglio può essere molto diverso. Adesso cercano in America, in Italia purtroppo no, di parlare alla popolazione in generale, o meglio, in Italia si parla alla popolazione in generale, è qualcosa che abbiamo fatto anche noi con i bambini. Ma in America si cerca di parlare alla popolazione in generale dicendo tra di noi lo sappiamo, che c'è qualcuno che in qualche modo ha questa propensione. Sappiate che questa propensione rispetto ai bambini è qualcosa che non va bene, è qualcosa che ha a che fare in qualche modo con un disturbo ed è qualcosa che è importante che qualcuno ne parli per essere aiutati. In Italia non si è fatto quasi nulla in questo senso, se non anche perché nella stragrande maggioranza dei casi nessuno delle persone che abusano purtroppo ritengono di avere un disturbo, ritengono di non avere nessun tipo di problema, che questa è comunque una loro preferenza e non ritengono di... Quindi sicuramente non si rivolgono a qualcuno per essere aiutati. E si rivolgono per qualcuno per essere aiutati dopo che hanno fatto un percorso, perché sono stati in qualche modo presi nelle reti della giustizia, hanno avuto un processo e le conseguenze del processo e della condanna sono anche quelle di essere obbligati ad fare un percorso terapeutico. Quindi in questo caso si vanno e si fanno curare sostanzialmente.
noi comunque, tanto per parlare, che poi dopo è un tema per cui mi potrebbe parlare ore, quindi devo stare attenta. Quello su cui ci siamo concentrati è invece quello di parlare con i bambini e con gli adulti educatori che si occupano dei bambini. Quindi lo scopo dell'incontro con gli adulti è quello di essere in qualche modo capaci di accogliere eventuali confidenze dei bambini e di essere vicino ai bambini, non tanto di essere indagatori per andare a scoprire se il bambino adesso abbia o meno avuto, ma di essere attenti, siano essi insegnanti, educatori, genitori, ma di essere attenti a quelli che sono i genitori, a volte lo sono un po' di più, nella scuola, essendo tanti, gruppi numerosi, non sempre si è in grado di cogliere alcuni segnali, anche se i segnali in realtà di un disagio dei bambini sono segnali generici, comuni, che possono essere segnali che danno l'idea che è morto il gattino a cui erano affezionati tantissimo e quindi uno che dorme benissimo smette di dormire tranquillamente, piuttosto che i genitori si stanno separando, piuttosto che tantissimi eventi che in qualche modo sconvolgono un po' la vita quotidiana e la consuetudine delle abitudini di vita. Quindi non ci sono elementi in realtà poi di diagnosi. Ma quello su cui ci siamo invece concentrati è cercare di parlare a tutti i bambini, a tutti gli educatori, in modo tale che si possa evitare di incorrere in situazioni di questo genere. Ora, poiché nel resto della prevenzione di solito si sta attento a, piuttosto che non fare, chiaro che chi in qualche modo soffre, tra virgolette, di tabagismo, non fai attenzione a non fumare. Quindi non fumare, non farti dipere se ti droghi, non fare qualcosa. Rispetto a questo tipo di problema è stare attento a chi, è impensabile, perché in ogni caso la persona che accusa è, da ricerche molto fatte in più occasioni, una persona comunissima, che lavora, che guadagna bene, che sta bene, che spesso ha famiglia, che ha figli, che ha una vita assolutamente sociale, nella norma, che ha studiato, che poi ha studiato nella norma della popolazione in generale, che professa una fede religiosa nella media della popolazione generale, quindi non c'è un identikit. Diciamo che l'identikit paradossale è quello che è chiaro che uno che ha questo tipo di problema tende a stare il più possibile vicino ai bambini, quindi è chiaro che tenderà a infiltrarsi o a entrare in tutte le professioni, attività di varia natura, di vario genere, in cui può incontrare dei bambini. Però, per fortuna, non tutti gli insegnanti ovviamente sono delle persone che abusano, anzi, meno male, ci sono delle persone grandiose che fanno dei lavori stupendi, quindi non tutti gli educatori, non tutti gli allenatori, eccetera, eccetera. E quello che in qualche modo volevamo un po' vedere era come fare per affrontare con i bambini questo tipo di tema. Siamo partiti un po' da quelle che sono le aree fragili praticamente, quindi avendo in mente quelle che sono le aree di fragilità, il lavoro era lavorare su queste aree per potenziare le aree di fragilità. Le aree di fragilità che sono state un po' individuate, ci si è avvalsi anche di una base, non che è stata poi modificata, di una base di un percorso che era stata fatta in America. Comunque le aree di fragilità su cui ci si è basati è, da una parte, chi soccombe maggiormente è un bambino o una bambina che ha una stima di sé bassissima e che se viene in qualche modo gratificata, attirata, fatta cura di attenzioni, è sicuramente grata a questa persona di essere stata considerata una persona valida, una persona importante. L'altro aspetto è noi adulti comunque, anche se siamo tartassati e di parole che riguardano la sessualità, di immagini, parliamo poco con i bambini di temi che riguardano la sessualità. E spesso i bambini hanno l'idea che il termine pene e vagina siano delle parolacce assolutamente indicibili, perché sono quelle che naturalmente fanno ridere, e questo va bene, perché comunque è qualche cosa che riguarda l'intimità, qualche cosa che si tiene coperto, ma
spesso i bambini dicono è qualche cosa, ma no, si può dire, non hai idea, ma figurati. E l'altro elemento di fragilità è che spesso non ci rendiamo conto di quanto, come si può dire, è importante che il bambino sappia riconoscere quello che fa piacere o quello che non fa piacere, in particolare rispetto a riconoscere le emozioni che sente, questo è un lavoro di prevenzione generale, quindi a sapere quali sono le emozioni e come il proprio corpo le riconosce e le comunica. Ho freddo, mi vengono i brividi, piuttosto che ho freddo tremo, piuttosto che ho paura, mi blocco, scappo, eccetera, eccetera. E ognuno di noi ha dei segnali che il proprio corpo gli comunica su come sente alcune emozioni. E l'altro è il modo di entrare in contatto. Le persone entrano in contatto con noi con tanti modi, ognuno di noi ha la propria modalità di recepire un contatto, oppure c'è un contesto particolare in cui quel contatto è adeguato, oppure c'è un luogo del corpo particolare in cui quel contatto può essere più o meno adeguato, oppure c'è una emozione in quel momento del bambino o della bambina che fa sì che piaccia o meno quel contatto e così via. E un altro invece punto focale è: ognuno di noi impara a muoversi nel mondo in base a immaginare la situazione in cui vive, e lavorando un po' sulle situazioni ipotetiche, provare a immaginare una situazione ipotetica che vivono altri bambini del mondo e provare a individuare se in quella situazione io posso stare tranquillo o invece ho dei campanelli di allerta. E quali sono questi campanelli di allerta? E magari è semplicemente confusione il campanello di allerta e non ho idea, sono confuso, non so se va bene, non va bene. E l'altro elemento è: i bambini hanno l'idea che comunque se sono in una situazione difficile possono diventare onnipotenti, quindi Spider-Man piuttosto che Rambo, piuttosto che qualsiasi, e faccio io, risolvo io. Ma i bambini sono bambini e hanno bisogno di persone di fiducia, e quindi l'altro elemento è lavorare con i bambini sul fatto che è importante raccontare, ed è importante raccontare alle proprie persone di fiducia. Quindi si lavora sulla fiducia, ma anche sull'importanza di raccontare. Il segreto è il clou dell'abuso sessuale. Senza il segreto l'abuso sessuale non continuerà mai, perché è quello su cui l'abusante si centra e vuole che sia mantenuto. Inizialmente l'abusante si avvicina spesso, quasi sempre, non in modo violento. L'abuso sessuale è una delle violenze che non usa prevalentemente la violenza all'inizio, non la usa per niente, usa la seduzione. Usa la seduzione, la vicinanza, la comprensione, quindi usa un altro tipo di strategia iniziale. Può usare la violenza solo se percepisce che il segreto non è mantenuto. Nel momento in cui l'adulto abusante percepisce che il segreto possa non essere mantenuto, in quel caso si passa questo è un nostro segreto, è una cosa che ci mette, che ci tiene vicini, a fai attenzione, la mamma soffrirebbe tantissimo se lo sapesse. Se non lo dici, guarda che ti compro un regalo, ti faccio tanti regali. Se lo dici, attento a te o attenta a te, che succede qualcosa a te o alla tua mamma. Quindi i gradi di violenza passano attraverso la minaccia del mantenimento o meno del segreto, nel senso che il segreto è vitale per l'abusante, purtroppo. E spesso il bambino mantiene il segreto, la bambina mantiene il segreto. C'è gente che si è portata questo segreto nella tomba. C'è gente che qualcuno mi ha comunicato settimana scorsa, alla morte della mamma, la mamma gli ha lasciato una lettera dicendo: mio padre mi ha abusato per molti anni, questo alla figlia. Quindi immaginate una donna che in qualche modo si è tenuta un segreto per una vita e che alla fine ha deciso di trasmetterlo alla figlia solo dopo la morte. Quindi una roba che tantissimi poi si tengono. E il motivo per cui si tiene sono tantissimi. Uno, sto attenta. Diamo qualche minuto. No, ho visto, ci sono 10 minuti. Uno è: il bambino o la bambina teme di aver fatto una cosa sbagliata.
si trova in una situazione che non è una situazione comune, spesso è una situazione in cui il rapporto che ha con quella persona, il rapporto che ha sempre avuto si ribalta, cambia tono, cambia forma, cambia modalità. E quindi il bambino o la bambina è disorientato, completamente disorientato, non sa più che cosa sta succedendo. Ma sicuramente l'adulto fa sentire il bambino in una situazione di inadeguatezza. Quindi il bambino o la bambina si vergogna molto della posizione in cui è. Si vergogna di non essere stato capace, di non essere stato, non stata capace di ribellarsi, di non essere quindi stata adeguatamente bravo o brava. Quindi in questo caso io non sono stata abbastanza bravo o brava, vado a raccontarlo, vado addirittura a ferire qualcun altro che, non, cioè, che magari mi hanno insegnato alcune cose e io non sono stato capace, non sono stata capace. La persona mi fa vergognare, quindi io mi vergogno a raccontare una cosa del genere, è una cosa da grandi, ed è una cosa che uno non può neanche pensare. L'altro è una cosa che riguarda la sessualità, e nella sessualità c'è spesso un misto del piacere, insieme al misto della vergogna e del ribrezzo. Quindi ci sono due sentimenti completamente contrastanti che ci fanno sentire completamente in confusione, in cui il bambino in confusione non sa più come comportarsi. E la paura grossissima di dare un dispiacere. Quindi ce ne sono tantissimi elementi che fanno sì che purtroppo questo segreto sia un segreto, ed è un segreto che diventa sempre più pesante, molto più pesante. E più si mantiene purtroppo, più il rischio che l'abuso possa proseguire. Nel senso che a volte se i bambini riescono a bloccare l'inizio, ovviamente non prosegue. Tenendo conto che nella, diciamo così, nel 88% dei casi di abuso subito dai bambini, la persona è una persona conosciuta, non sconosciuta. Nell'ambito conosciuta non vuol dire necessariamente nell'ambito familiare, ma vuol dire conosciuta. Nell'ambito dell'entourage, della famiglia, delle conoscenze, della famiglia allargata, delle persone che in qualche modo si conoscono attraverso amici, parenti, la scuola, le attività sportive, le attività ludiche e via dicendo, insomma. Non è un caso ovviamente il boom che è successo appunto sulla pedofilia nella Chiesa e vabbè, è il Papa che ancora, che in qualche modo per fortuna ora si dà delle indicazioni molto precise e molto chiare. Quindi è un po' complicato. Tornando invece al lavoro con i bambini, nel momento in cui si va a presentare un lavoro che parla di questi temi, la maggior parte degli adulti dice, vabbè, d'accordo, però voi, se ne andate a parlare, andate a spaventare i bambini. Noi non vogliamo dei bambini spaventati nel mondo, vogliamo anche dei bambini fiduciosi nel mondo. E vabbè, fatto il percorso, poi tutti i genitori si rasserenano, ma all'inizio i genitori non sono molto sereni. Proprio perché c'è questo timore. C'è questo timore da una parte di spaventarli, perché noi siamo spaventati comunque molto all'idea che i nostri bambini possano incontrare esperienze di questo genere, ovviamente, giustamente. E perché non saprebbero anche come far fronte ad alcune situazioni, quindi si sentono in difficoltà nell'idea di riuscire a far fronte. Il lavoro con i bambini in realtà è molto giocoso. Nel senso che tutti questi focus che vi ho detto in una sorta di programma che abbiamo individuato, che tanto si rivolge ai bambini delle elementari, quindi quarta e quinta elementare come primo impatto, è un programma che dura 10 ore sostanzialmente, quindi ha 5 incontri e lavora con una sorta di ritualità. Quindi ogni incontro inizia con una conoscenza, con uno scambio, con come si può dire, un incontro in cui ciascuno dice qualcosa in cerchio, un momento di riscaldamento giocoso con un gioco che ha però ha attinenza con il lavoro, un gioco centrale e una chiusura finale che solitamente si fa con una filastrocca che Rodari e Tognolini ormai ne hanno veramente fatte talmente tante di stupende che da cui noi attingiamo. I giochi però sono tutti a tema, quindi
lavorando sull'autostima, i giochi sono tutti sull'autostima. Ogni gioco però poi ha un momento di confronto in cui i bambini si dice, ma secondo voi perché abbiamo fatto questo gioco? Qualcuno cosa ci poteva dire questo gioco? Come ci siamo stati a livello di emozioni, ma anche ci ha fatto imparare qualcosa? Non ci ha fatto imparare niente? Ci è sembrato un gioco stupido? Oppure che cosa, su cosa ci ha fatto pensare? Su cosa ci ha fatto riflettere? E il lavoro del secondo, che è invece quello della conoscenza del proprio corpo sessuato, è proprio tutto sui maschi e sulle femmine, sulla sessualità, sul corpo che cambia. È un incontro solitamente per i bambini di quell'età molto imbarazzante, soprattutto in quarta, perché in molte classi sono, sono quelli che sono le prime volte in cui si guarda un film che magari è un po' erotico, e se ci sono i genitori vicini uno si imbarazza tantissimo e chiude gli occhi e dice oh no! E parlarne con un adulto effettivamente ha l'idea proprio di da una parte difficoltà, perché parlarne da grandi sembra voler essere più grandi, parlarne da bambini sembra essere sciocchi, e quindi è un po' per loro un po' altalenante. Però devo dire che alla fine dicono è molto istruttivo, abbiamo imparato un sacco di cose che non sapevamo, e soprattutto che il nostro corpo è bello, è importante, anche nelle parti intime. Questo a volte è qualcosa che ci dicono, poi quello che ci dicono è bello imparare giocando, che effettivamente non in tutte le occasioni si può fare, quindi è un'occasione un po' particolare in cui giocando si imparano delle cose. E il lavoro invece sulle emozioni e sul contatto sono tutti giochi sulle emozioni, su come il corpo esprime le emozioni, facendo gli animali piuttosto che danzando insieme in vari modi. E invece il gioco sul contatto è un gioco particolare dove ci si scambiano dei gesti, qualsiasi gesti, che possono essere un abbraccio, una carezza, un bacio, una pacca sul sedere, una pacca sulla spalla, i grattini, un abbraccio, un bacino sulla guancia, poi a quell'età è una roba in cui sono tutti fidanzati, quindi si scansano lontanissimi. E questo gioco si trasforma in una, un po', se qualcuno di voi si ricorda, il vecchio Dama e Cavalieri, in cui però ognuno propone di scambiare un contatto, ma l'altro può dire di sì o di no. Ed è un modo per sperimentare la propria capacità di ascoltare il corpo se vuole scambiare quel contatto, e la propria capacità di dire sì o di dire no col corpo, con la voce, con tante modalità. È un gioco in cui loro, vuol dire, ci stanno molto e si divertono un sacco, ma che poi fa riflettere molto sulla loro capacità, sulla capacità di chiunque di noi di dire di sì o di no in alcune situazioni. Quante volte io ho detto sì alla ragazzina per un paio di scarpe che non ho mai messo più nei piedi, perché comunque ero incapace di dire di no semplicemente al negoziante per un paio di scarpe. E quindi ricordando un po', poi non tutti siamo così, ma a volte è davvero difficile dire un no, e un no anche sentito, anche perché poi spesso dai bambini viene scambiato per un capriccio. E dai, insomma, perché non puoi dare un bacino alla zia, alla nonna? E molti bambini dicono, vabbè, ma è difficile dire di no alla nonna, anche se so che c'è il rossetto, oppure quella volta lì aveva mangiato qualcosa, proprio aveva, c'era un sapore forte. Quindi uno può dire di no, in questo momento no, e sperimentare che l'altro si può offendere, certo, ci può rimanere male, ma che gli passa nel giro di 5 secondi, e che se io glielo spiego, questo può diventare un modo per diventare più amici. E gli altri due elementi sono invece lavori sulle storie, sulle proprie storie, in cui loro fanno i detective e individuano gli elementi che sono quelli di pericolo e quelli di, invece di sicurezza. Quindi qui sto al sicuro e qui no. Una storia è un bambino viene accompagnato dalla mamma, dal dottore, e il dottore gli visita, oltre alla gola e alla respirazione, anche gli abbassa gli slip e gli visita anche le parti intime. È di sicurezza o no? E l'elemento di sicurezza è la presenza comunque di un adulto, della mamma, oltre al fatto che è il lavoro del medico, ma a volte non basta. Quindi noi adulti lo sappiamo purtroppo. Oppure il vicino di casa, mentre uno sta scendendo, il vicino di casa invita una bambina a vedere un film, e dopo le prime scene del film la bambina si rende conto che è un film per adulti con scene di uomini e donne nudi.
Quindi loro devono un po' decidere che cosa fare, cosa poteva fare prima la bambina, nessuno sa che andava al vicino prima, e quindi fare una serie di elementi e individuare quali sono i reali rischi nelle diverse situazioni oppure le reali protezioni. E poi gli ultimi sono i giochi davvero, sono tutti giochi, chi di voi ha fatto giochi con delle attività varie, i giochi sulla fiducia, quindi cosa vuol dire affidarsi, e scegliere anche, giocare a scegliere le proprie reali e concrete persone di fiducia per sperimentare che in qualche modo si può agguantare qualcuno e piangere sulla spalla, raccontare qualcosa, dire anche le cose più difficili. Uno magari si arrabbia, non ci crede subito, ma poi ci crede e poi ci dà una mano sostanzialmente. Basta. Non mi taglio più. E il disegno, ho finito la mia. Il disegno viene fatto, è una cosa che può dare delle idee. Il disegno dei bambini è liberatorio, può essere usato sempre. L'utilizzo da parte di noi adulti del disegno in senso diagnostico è un'altra cosa. Cioè in senso di capire se il bambino ha vissuto qualcosa è un'altra cosa. Lì di solito viene fatto in ambito terapeutico qualcuno e poi spesso le analisi dei disegni sono comunque qualcosa di molto aleatorio. Tu hai individuato una fascia d'età più a rischio rispetto ad altre fasce d'età? Sì. Per esempio tu mi parlavi della quarta e quinta elementare, alle medie non c'è più questo rischio? No, c'è ancora questo rischio, ma quello che si era visto era che l'età, tra virgolette, più a rischio e più fragile è proprio quella del passaggio prima della pubertà a cavallo di quel periodo. Certamente sono ancora a rischio, non così tanto e in un modo diverso, quindi sono stati approntati, abbiamo fatto anche dei programmi di prevenzione con i ragazzini un po' più grandi, un po' diverso, perché lì dicevo il rischio maggiore è quello invece del non rispetto reciproco, non accettazione del no dell'altro a volte e del non rispetto reciproco, però sicuramente sono ancora a rischio anche dell'adulto. Quando fate questi giochi con i bambini, riuscite a individuare i bambini che hanno avuto i problemi o è molto difficile? No, non è quello lo scopo, nel senso che diciamo che sono venute fuori rivelazioni dopo, spesso o meglio. Lo scopo non è tanto individuare, ma quello che può accadere ed è accaduto è se un bambino ha vissuto un'esperienza in passato. Tenete conto che il contesto è un contesto di gruppo quando si gioca con una classe intera, quindi di dire qualcosa di questo tenore, se uno in gruppo è qualcosa di particolare. Però sono successe situazioni in cui un bambino, più bambini, aveva vissuto un'esperienza del genere molto in passato, quindi anni prima, da una persona che certamente non avrebbero mai più visto nella loro vita, o perché era deceduta, o perché si era trasferita magari in Argentina, o perché era successo dall'altra parte del mondo. Quindi in questi casi si sono sentiti di raccontare in pubblico la loro esperienza. In questo caso ovviamente è una situazione molto particolare perché bisogna proteggere loro, ma anche il resto del gruppo, per non disorientare un po' la situazione. Però in questo caso sì, oppure se è più vicina e più a rischio, sono successe invece situazioni in cui sono sempre presenti gli insegnanti nel lavoro, quindi con i loro insegnanti, quelli con cui avevano più confidenza, spesso alcuni bambini si sono confidati. Dopo, sì. Oppure, cosa per cui i genitori spesso ci hanno ringraziato, tornando e inchinandosi addirittura, sono successe situazioni in cui sono riusciti a bloccare sul nascere alcuni approcci. Ricordo ancora una mamma che è arrivata ringraziando tantissimo dicendo eravamo al mare e avevano fatto questo percorso durante l'anno, un bagnino evidentemente era molto attratto dai bambini e dalle bambine, quindi si è avvicinato cercando di toccare proprio la bambina e lei si è accorso immediatamente dalla mamma dicendo mamma guarda hanno proprio fatto il titolo del programma si chiama parole non dette oppure parole dette non dette e lei ha usato come chiave del racconto guarda hanno fatto proprio come le storie di parole non dette e quindi è stata una chiave per dire per permettere di non raccontare l'episodio raccontato dopo l'episodio in così per esteso
ma le ha permesso comunque di dire sta succedendo qualcosa, facciamo attenzione, dammi una mano sostanzialmente. Mm. E poi qualcun altro che ha raccontato anche lì, e cose che ci è stata raccontata invece da alcuni giudici, perché sono state situazioni in cui, oppure siamo stati chiamati da alcuni giudici poi in passato dicendo che qualche cosa che è emerso, che ha smosso un po' dopo questo tipo di lavoro, e quindi siamo stati chiamati per sapere se anche nel corso degli eventi in Avignone si è parlato anche direttamente con noi oppure no, eccetera. Però diciamo che le rivelazioni di quella situazione sono molto rare. Altre domande? Avete lavorato in un ambito sociale particolarmente a rischio? No, assolutamente no. Adesso stiamo lavorando a Cusano, alla scuola di Brunacci, alla scuola del centro via Commenda, gli altri no. Quindi sono le scuole che ricercano? Sì, sì, sono le scuole, anche perché adesso io in realtà sono in pensione, quindi come molti di voi sanno, e quindi continuo a fare un collaboro ancora con alcuni colleghi che hanno messo in piedi un'associazione, una onlus, e quindi loro vengono chiamati, anche perché la ASL attuale non lo fa più come programma. L'ha fatto fino al 2006 e poi ha cambiato un po' rotta e quindi non l'ha mai fatto. Però le scuole continuano ancora a chiamare, continuano a chiamare un po' gli operatori che conoscono, la gente che conoscono in realtà. Scusa, visto il diffondersi della pedofilia online, visto che questi ragazzini a 10 anni, 9, 10 anni hanno già il cellulare, voi affrontate anche questi pericoli? Sì. Sì, nelle storie abbiamo inserito un paio di storie che sono attraverso contatti attraverso le chat. E anche con gli adulti, perché sì, secondo me c'è molta facilità nel fatto che gli adulti postano su Facebook piuttosto che Instagram le foto dei loro bambini. Cioè, sì, secondo me questo è una brutta cosa. Le foto dei propri bambini o dei bambini al mare vengono spesso catturate, non dovrebbero, uno non lo sa, però in ogni caso vengono catturate. Esempio, sì, sì, sì. Quello che non abbiamo messo, che invece alcuni insegnanti ci stanno segnalando molto attuale, è quello, oltre alle chat e a Facebook e a WhatsApp, anche i videogiochi, soprattutto i videogiochi, che sono assolutamente meno controllati dagli adulti. Ma nei videogiochi si può chattare con le persone di tutto il mondo. E io anche ignaro, giocare. Ecco, che giochi con gli amici. Giochi con gli amici, ma alcuni amici possono essere amici. E quindi a questo punto chiunque in qualche modo può avere un contatto e poi avere un contatto reale. Gli amici, ma quelli di 10 anni, l'altro ce n'ha 70. Certo. Sì, sono 13 in quel senso. Oggi comunque ho sentito una trasmissione per televisione di Agios dove dicevano che si sta verificando, constatando la necessità di creare un codice etico anche su queste reti. Sì. Perché è sì, essenziale praticamente il controllo di quello che viene pubblicato. Devo dire che chi lavora in, alcuni di quelli che lavorano in università e si occupano di maltrattamento, sì, la posizione è una posizione durissima. Io chiuderei Facebook. Punto, stop, non ci sono altre, senza mediazioni, è proprio una posizione durissima, cosa che ovviamente oggigiorno penso che sia impensabile, impossibile, però la posizione di alcuni esperti è proprio questo. Un codice di tipo di già, intanto questo potrebbe essere. Sì, non solo perché la violenza sui bambini, ma anche per la revenge porn, per la revenge porn, per tantissimi colori. Sì, ce ne sono. Io sono sovrastata. Non voglio tirare via, ho troppo spazio. Che tutte le volte che mi è capitato di ascoltare una persona che fa o ha fatto l'assistente sociale, dico veramente, non è un tampone, è un muro. Per fortuna qualche male della società si ferma, insomma, avete e continuate a fare tutti un lavoro veramente inimmaginabile, devo dire. Se mi è capitato di ascoltare altre vicende, società normale, tutti noi in realtà pensiamo che le cose vanno come sempre, come devono, e non ci accorgiamo che ci sono dei filtri e che se non ci fossero, insomma, non sarebbe così. Sarebbe anche peggio. Grazie. 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 Grazie.